Se l'è guadagnato lui, Teo Hernandez, il calcio di rigore, ed è lui, Teo Hernandez, ad andare sul dischetto in assenza di Olivier Giroud. Dunque, da un francese ad un altro, Teo Hernandez può sbloccare la partita proprio all'ultimo sospiro del primo tempo. Mancano 30 secondi al termine della prima frazione, calcio di rigore in favore del Milan. Teo Hernandez contro Pietro Terraziano, 0-0 al momento del parziale. Rincorsa breve col sinistro, Teo Hernandez, una finta a spiazzare Terraciano, il Milan ha in vantaggio al 47esimo minuto, esecuzione perfetta da parte di Teo Hernandez. Terraciano è andato a sinistra, il pallone è andato alla sua destra, Milan 1 Fiorentina 0, l'ha sbloccata Teo Hernandez su calcio di rigore, e per l'ex Real Madrid e Real Sociedad si tratta del secondo gol in questo campionato, 1-0 Milan. È stato molto bravo a battere il calcio di rigore dagli 11 metri, non ha avuto neanche un'esitazione, ha fatto una finta, ha spiazzato completamente il portiere della Fiorentina, che ricordiamolo, perché nonostante abbia preso ovviamente questo gol, resta il migliore in campo di questo primo tempo, perché ha salvato la porta della Fiorentina in diverse occasioni. Questo significa che comunque adesso è anche in vantaggio il Milan, ma il Milan nei primi 45 minuti ha giocato meglio della Fiorentina, ed è un vantaggio direi meritato quello del Milan, che doveva giocare una partita operaia, chiamiamola così, vista la grandissima emergenza soprattutto nel reparto offensivo, ma dobbiamo dire nel frattempo si riprende a giocare con un extra al recupero ovviamente, quindi si giocherà ancora per pochissimi secondi però, e poi terminerà il primo tempo. Un Milan che inaghi 88 minuti e 10 secondi, quindi siamo in prossimità del 90esimo, ancora Martinez quarta, è costretto ad arretrare, potrebbe cambiare gioco e lo fa in questo momento. Fiorentina che attacca con Maxim Lopez, la profondità per Nzola, colpo di testa da parte di Tomori che regala il pallone però a Kwame. Tomori non perfetto questa sera, qualche sbavatura da parte del difensore inglese, recupera ancora la Fiorentina questo pallone, ultimi assalti della formazione viola nel tentativo di pervenire al pareggio. Da una parte la Fiorentina meriterebbe il pareggio per quanto prodotto nella ripresa, dall'altra il Milan meriterebbe la vittoria perché sta giocando una gara di grande sacrificio e comunque le occasioni le ha avute anche in questo secondo tempo. Pallone per Biraghi, parte il cross sulla schiena di Calabria, calcio d'angolo e va in doppia cifra per quanto riguarda il conto di corner. La squadra di Italiano 10 contro il 3 battuti dal Milan, un altro dato statistico che certifica la supremazia viola nel corso della ripresa. Soprattutto Cristiano Biraghi con il sinistro ad uscire, parte il cross sul primo palo, sfiora Nico Gonzalez, poi c'è la conclusione murata di Kwame, ci prova Maximo Lopez, altra deviazione, Maximo Lopez, sinistro, fuori di poco, Fiorentina ad un passo dal pareggio al 90esimo quasi, palla di poco al lato, trema il Milan ma il pallone è uscito di pochissimo alla destra di Maignan, sul sinistro di Maximo Lopez, è andata ad un passo dal pareggio la formazione viola. L'entità del recupero la conosceremo tra pochissimi istanti, con Maignan che con molta calma sistema il pallone all'interno della propria area di porta. Minuti di recupero che sono esattamente 7 minuti di recupero e ancora la Fiorentina quindi può fare molto se davvero ci tiene a pareggiare, quantomeno. Non la prende benissimo il pubblico del Meazza. Il conto non la prende benissimo il pubblico del Meazza, ma evidentemente ci sono state delle perdite di tempo oltre alle tante sostituzioni effettuate da una parte e dall'altra. La Fiorentina sta continuando a spingere, probabilmente sono stati dei fischi anche di paura da parte dei tifosi rossoneri. Ancora Maximo Lopez che si è reso pericoloso qualche istante fa con una conclusione che ha fatto tremare il pubblico del Milan. Sale ancora Fabiano Parisi, Parisi all'indietro, Maximo Lopez, Nico Gonzalez intercettato, Camarda, eccolo, primo pallone in Serie A giocato dal classe 2008, però perde un po' troppo tempo Milenkovic con la sua esperienza. Maignan nel frattempo, palla bassa, pallone bloccato dall'esterno difensore sul tentativo di Nzola, pallone per il Milan.
peccato di inesperienza che va perdonato naturalmente a Francesco Camardo. Assolutamente sì, anche perché ci sarà, oltre alla poca esperienza, tantissima emozione proprio per lui. Dall'altra parte certamente non c'è né emozione né poca esperienza per gli attaccanti della Fiorentina, che si sono alternati all'interno dell'area di rigore. Nessuno dei due fino a questo momento, né Beltran né tantomeno Nzola, ha creato dei grattacapi veri a Maignan. Contrasto Mandragora, Loftus-Cheek, l'ultimo tocco del giocatore del Milan sotto la nostra postazione. Sta per entrare Florenzi nel frattempo per il Milan. Esce Calabria, cambio operato nel recupero da Stefano Pioli. Dunque esce Calabria, non cambia nulla a livello tattico, entra in campo dunque Alessandro Florenzi. Rimessa laterale in favore della formazione viola, effettuata Martinez quarta. 47 minuti nel corso della ripresa, quindi mancano 5 minuti al termine della partita. Ultime speranze per la Fiorentina con Nzola, che cerca di difendere con il petto il pallone e ci riesce. Iconè subentra, Iconè ancora, Mandragora, occhio al taglio di Nico Gonzalez in rigore, ma sbaglia a calibrare il cross Mandragora e Teo Hernandez non ci pensa su, allontana il più lontano possibile il pallone per Camarda, fermato ancora da Milenkovic di testa, Maxime Lopez, pallone sulla destra per Parisi, può servire ancora Maxime Lopez col destro, una finta, attenzione ancora alla Fiorentina che attacca sul settore destro con Kwame, infiltrante Maxime Lopez, intercetta Pobega, ancora angolo, ne sono 11 per la Fiorentina, battuto corto rapidamente Fiorentina con Biraghi, parte il cross, Maignan con il pugno destro, stavolta preciso nell'uscita, subisce anche un colpo, resta a terra Maignan, l'arbitro ferma tutto, punizione Milan, 48 minuti, 3 su 7 se ne sono andati per quanto riguarda i minuti di recupero, con l'arbitro Di Bello che va da Maignan, si sincera delle sue condizioni. Crediamo che si rialzerà senza l'intervento dello staff medico rossonero. Mike Maignan, 48 minuti e 25 secondi, Milan 1, Fiorentina 0. E ha fatto cenno l'arbitro che probabilmente ci sarà da recuperare qualcosa in più, sì, perché è rimasto a terra per diversi secondi il portiere del Milan. Tra l'altro, rivedendolo al replay, non c'è stato un fallo assolutamente cattivo da parte di Nico Gonzalez. Rivio da parte di Maignan per Loftus-Cheek, colpo di testa su Mandragora, poi Martinez quarta, Florenzi su Iconè, Milenkovic sempre di testa, non va giù il pallone, eccolo, lo mette giù Florenzi, guarda in avanti soprattutto Ciuquese, Camarda che è però in posizione di fuori gioco, ma assolutamente imprendibile il pallone di Florenzi, preda di Terracciano che mette subito in movimento Parisi. 49esimo minuto, entriamo nel 50esimo, si chiuderà al 52, ancora Parisi non viene affrontato da nessuno, gode di troppo spazio, una serpentina di Fabiano Parisi, poi Biraghi, parte il cross in area di rigore, svetta Tomori che ha lontana al limite dell'area, Nico Gonzalez, poi Nzola non controlla, Tomori nuovamente allontana nella metà campo della Fiorentina, tutto il Milan è rintanato a difendere questo preziosissimo gol di vantaggio. Parisi sulla destra, ancora la Fiorentina, Iconè, lato corto dell'area di rigore, vuole l'uno contro uno, parte il cross per Nzola, poi Kwame, Nico Gonzalez ci prova, alto vorrebbero angolo, e c'è l'angolo perché c'è stata una deviazione. 12 sono gli angoli per la Fiorentina, 50 minuti esatti, ancora 120 secondi e forse qualcosina di più prima della fine della partita. Biraghi, angolo numero 12 per la Fiorentina, parte il cross, traiettoria ad uscire sul primo palo, attenzione Maignan, clamorosa parata su Mandragora, cosa ha preso Maignan su Mandragora a un metro dalla linea di porta, incredibile parata di Mike Maignan, e qui se il Milan vincerà questa partita i tre punti vanno condivisi tra Teo Hernandez e Mike Maignan. Clamorosa parata, Mandragora botta sicura a un metro dalla linea di porta, distinto Maignan a salvare il Milan.
parata incredibile del portiere rossonero. Assolutamente, tra l'altro il giocatore della Fiorentina era ben posizionato all'interno dell'area piccola di rigore, ci ha provato con il suo piede migliore, il sinistro, è stato davvero bravissimo il portiere del Milan che ha salvato la sua squadra. Parata clamorosa al 51esimo, Maignan, prodigioso. Poi c'è un calcio di punizione però in favore del Milan, quindi il gol sarebbe stato annullato evidentemente, ma quello però non possiamo non rimarcare quello che ha fatto Maignan, una parata di puro istinto con Mandragora a un metro dalla linea di porta. E allora si riparte e riparte di gran carriera ancora Paradisi, che è benzina ancora in corpo, nelle gambe. Parisi 51 e 30, mancano 30 secondi al termine dei 7 minuti assegnati da Di Bello, sbaglia per la stavolta, troppo corto Parisi, e allora si inserisce sulla linea di passaggio Florenzi. Milan che deve ora tenere il possesso del pallone, pallaccia di Florenzi regalata alla Fiorentina, s'arrabbia Pioli, rimessa per la Fiorentina. Milan comincia forse l'ultimo assalto, 51 minuti e 50 secondi, Mandragora, vediamo se l'arbitro concederà altri 30 secondi, Maxi Lopez è un po' corto ma il pallone perviene ugualmente sul settore adesso, attenzione Nico Gonzalez, inserimento di Icone, ancora la Fiorentina, linea di fondo campo, Maignan sul suo palo, controlla il pallone e dovrebbero essere terminate qui le speranze della Fiorentina, 52 minuti e 15 secondi, Maignan comunque la sua presenza è sempre fondamentale a difendere la porta del Milan, 52 minuti e 25 secondi, quindi siamo 25 secondi oltre i 7 minuti assegnati al direttore di gara, ma ce lo aspettavamo questo extra recupero. Maignan mette giù il pallone e poi lo lancia nella metà campo della Fiorentina, l'arbitro ancora non fischia e quindi ci potrebbe essere un'altra chance, c'è una punizione per la Fiorentina che viene battuta da Maximo Lopez da posizione errata, ora ci pensa Martinez quarta, ultima possibilità forse per la Fiorentina. Parisi, siamo al 53esimo minuto, non c'è più tempo, finisce qui, il Milan batte la Fiorentina per 1-0, ha deciso il confronto, il calcio di rigore trasformato da Theo Hernandez al 47esimo minuto nel corso del primo tempo, un primo tempo alla camomilla, un secondo tempo certamente avvincente con occasioni da una parte e dall'altra, con la Fiorentina che ha attaccato a testa bassa ma che non è riuscita a pervenire al gol del pareggio. Milan che si riprende così la terza posizione, riscavalca dunque in classifica il Napoli e sale a quota 26, la Fiorentina resta 20 punti insieme all'Atalanta. Ringrazio Adriano Totaro alla parte tecnica, Sara Meini per aver collaborato con me in cronaca, grazie Sara, grazie, è tutto dallo stadio Meazza di Milano dove il Milan ha battuto la Fiorentina per 1-0.